Salve mister Alessandro, lo vedi MTV 60 minuti buoni, bella serata, buon ritmo, si è cercato di giocare, la squadra ha giocato spesso anche nella gara dell'Olimpiakos, vabbè probabilmente anche la differenza di rosa, alla fine è venuto fuori un 4-0, credo però che possa essere soddisfatto dei primi 60. Sono soddisfatto per l'atteggiamento, per la voglia, per quello che hanno cercato di mettere dentro i ragazzi, nel senso che hanno cercato di mettere dentro le richieste che gli ho fatto e l'atteggiamento è stato super positivo, hanno avuto coraggio nel giocare la palla, nel cercare di andare a far male, poi è normale che tante cose vanno migliorate, però ho detto ai ragazzi a fine primo tempo che al di là del blasone dell'avversario e la qualità dell'avversario, per come hanno interpretato i primi 60 minuti, dovevano essere incazzati per non essere in vantaggio. E questo cambio di mentalità che secondo me va fatto. Non bisogna accontentarsi. È una squadra che ha un'identità, che cerca di fare, abbiamo anche delle buone qualità, però possiamo e dobbiamo dare di più, abbiamo tanti margini di miglioramento, sicuramente i primi 60 minuti sono stati molto molto positivi. Mister, buonasera, Lorenzo Cuccioli, Tele Galileo. Alla luce di questo primo periodo di preparazione e anche del test di questa sera, in percentuale rispetto alla sua idea di costruzione della squadra, quanto siamo stasera? Ma io credo che un'identità la squadra ce l'ha, poi dentro quell'identità c'è l'interpretazione del gioco e questo tipo di gioco che è molto più cognitivo nella ricerca dello spazio, dell'uomo libero, nel cercare di far sempre la partita, di attirare l'avversario, di comandare la partita, ha bisogno di tempo. Almeno oggi c'erano in campo quattro giocatori che li ho allenati praticamente 4-5 giorni. Capite che il percorso è lungo, ma io sono soddisfatto per la voglia che hanno di migliorarsi, per l'atteggiamento che vedo in allenamento, quindi c'è da migliorare tanto perché il giocare è una strada per arrivare al risultato dove io credo, ci credo tantissimo perché credo che ci possa portare dei benefici nel creare più palle gol, ma non è l'unica strada per arrivare al risultato. Dentro la partita ci sono tante partite. C'è il momento che devi soffrire anche pesantemente, devi avere la bava alla bocca di non voler prendere gol e poi si riprenderà a giocare. Quindi in ogni partita ci sono varie partite, noi dobbiamo crescere tanto, in fretta, perché poi tra poco si inizierà, però io sono super positivo perché vedo i ragazzi lavorare tutti i giorni e bisogna sicuramente lavorare con grande positività. Mister, Livia Torre, on TV e AM Eterni Television. Sicuramente, come diceva lei, tanta voglia, no? In questi ragazzi, anche i nuovi arrivati, la voglia di farsi vedere. Sicuramente tutto il primo tempo e una parte del secondo, anche un attimo giro palle, eccetera. Forse quello che ho notato, ma dal mio punto di vista, si è finalizzato poco. Grande lavoro che si è fatto, si è tirato poco in porta e forse invece nelle retrovie un po' di sofferenza ancora nelle palle alte, nei calci d'angolo, quindi situazioni di palle inattiva. Non so se. Rispetto alla sua opinione, secondo me invece la squadra per 60 minuti sono passate 3-4 palle dentro l'area del primo tempo che con un po' più di gambe, un po' più di convinzione potevano essere occasioni chiare da gol. Sì, infatti dicevo si finalizza poco perché si è lavorato molto. Si finalizza poco, però non mi sembra che per 60 minuti l'Olimpiakos abbia avuto grandi occasioni. Noi abbiamo pagato quando siamo calati a livello fisico e è proprio su quello che dobbiamo lavorare, che quando si cala, che ci sta, oppure che gli avversari in quel momento sono più brillanti, più forti di te, bisogna cercare di tenere la barra dritta e cercare di non prendere gol. Posso rimproverare solo ai ragazzi che magari hanno preso tre gol troppo leggeri, poi ovviamente ci sta la sconfitta con una squadra così forte, così blasonata, che ha vinto la conferenza lì, che ci mancherebbe, ma io dell'atteggiamento, della proposta dei ragazzi sono contento, ma ovviamente dentro di me sono arrabbiato perché a me non piace prendere quattro gol e quindi
dobbiamo tutti essere arrabbiati perché i 4 gol non ci stanno bene. Buonasera, Paolo Grassi, Messaggero, inutile che ci colleghiamo, comunque questa è una ternana che il 2 agosto deve essere per forza ancora un cantiere aperto, non possiamo aspettarci che sia la squadra definitiva. Si è fatto un po' più idea questa sera con questo test internazionale così probante di quali e quanti interventi possono ancora mancare per completare la rosa? Ho l'idea ben chiara in testa, la società ne è corrente, sappiamo quello che ci serve, ma sapete benissimo che il mercato, specialmente in Italia, della Serie C soprattutto, non è semplice perché poi vive di folate, quindi quando si sbloccherà sicuramente la società si farà trovare pronta e saremo anche noi nel giro. Abbiamo già puntato chi ci serve, però poi ci sono varie situazioni, dobbiamo capire ancora se i giocatori riusciti usciranno, ci sono tante situazioni in ballo, ma nel frattempo la società si è mossa, ha portato 3-4 giocatori molto funzionali alla causa, quindi io sono contento. Ovviamente tutti gli allenatori vorrebbero la rosa l'80% pronta al ritiro, ma non è possibile, quindi non ci penso e io lavoro con quelli che ho, sono soddisfatto, pretendo tanto da quelli che ho e poi sicuramente la società li deve ben chiari in testa, siamo allineati, io sono sicuro che per la fine del mercato allestiremo una squadra che possa disputare un campionato importante cercando di arrivare il più alto possibile. Una domanda secca, Riccardo Mancelli, poche sostituzioni per una partita amichevole, era per dare minutaggio ai giocatori o c'era qualche altra ragione? No, a noi purtroppo ci è saltata l'amichevole con il Cosenza e questo è un peccato, quello che ci manca in questo momento, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo superato i 130 km, abbiamo bisogno un po' più di brillantezza, di aprire la gamba, di trovare il ritmo partita e Ferrante con la Roma ha giocato Rovaglia, quindi ho cercato di tenere in campo il più possibile e ne ero a conoscenza che per quel quarto d'ora lì in tanti erano calati, ma ne avevano bisogno di stare in campo, di soffrire soprattutto. E poi niente, poi sono contento anche perché oggi ha giocato un ragazzo della primavera e si è comportato egregiamente. Abbiamo finito la partita in campo con tre giovani. Sono soddisfatto della squadra. Poi ovviamente, ripeto, mi piace prendere 4 gol, quindi anche i giovani devono crescere in fretta. Mister, buonasera, Tommaso Ferrante, calcio del Man.it. Le faccio una domanda su Gioni, ne parlavo anzi. Molti di questi facevano parte del roster della prima dello scorso anno, sono stati portati in prima squadra. Che giudizio si è fatto su questi ragazzi? Ci sarà la possibilità per qualcuno di questi di far parte della prima squadra, della sua rosa? E il ragazzo che è venuto dalla Lazio è in periodo di prova oppure verrà ingaggiato? Allora, partiamo dai ragazzi, sono felicissimo di come si stanno comportando, sono felice di come stanno crescendo, hanno l'attitudine e la mentalità giusta, poi se resteranno in rosa è troppo presto per dirlo perché dipende da tante situazioni di mercato e soprattutto dalle uscite che ci saranno, quindi è una serie di incastri, non sappiamo benissimo ancora chi esce, non sappiamo chi entrerà. Però nel frattempo li voglio con me perché stanno crescendo e magari possono rientrare nella rosa. E oggi ho fatto giocare il ragazzo, ero tranquillissimo, secondo me ha fatto un buonissimo primo tempo e hanno bisogno di giocare, di sbagliare, di crescere, devono sentire intorno a sé la fiducia, no? Al di là dell'allenatore, della società, dell'ambiente. Per quanto riguarda Alessandro, il ragazzo della Lazio, lui arrivava da un crociato e proprio lì ha fatto dei test e fortunatamente i valori tra un ginocchio e l'altro è tutto nella norma, gli manca un po' di forza e adesso piano piano lo metteremo dentro degli allenamenti e valuteremo. Buonasera Liste, Ivano Mari della Time. Buonasera, giustamente lei ha sottolineato 60 minuti perfetti insomma, della non perfetti ma insomma siamo a buon punto. Le chiedo, attualmente mi sembra che si svolga più sulla fascia destra il gioco, no? Valendosi di questo scambio in continuazione Casasola-Patanè, in considerazione forse anche del caso di Cicerelli che ho da poco, quindi magari è una questione di amarga, ma le chiedo, è una sua esigenza di sfruttare più una delle due fasce
l'ho vista spesso anche in allenamento, parlare anche dopo l'allenamento con Casasola. Che pretende da Casasola? Visto che spesso e volentieri insomma, lo chiama a sé, un uomo importante sicuramente, quindi mi piacerebbe. No, penso che poi i più rappresentativi e più anzianotti, diciamo, no? Devono trascinare il gruppo e quindi è giusto pretendere tanto da loro, da chi è qui da più anni, da chi si sente magari già addosso tanto questa maglia, e devono diventare punti determinanti dentro lo spogliatoio. Ma Tiago, le qualità di Tiago non le scopro di certo io, però magari quest'anno gli sto richiedendo cose che non gli sono state richieste negli altri anni e so che lui me le può dare. Sta giocando un po' più accentrato rispetto agli altri anni, ma lo può fare in modo egregio. È uno che secondo me, che se parte da dietro e a campo aperto, può far veramente male. E poi che siamo sbilanciati un po' più a destra, forse in questo momento hai ragione, si cercano un po' troppo, ma insistiamo anche un po' troppo. Anche oggi il primo tempo magari usciva la palla da destra, ritornavano subito a destra, invece dobbiamo essere ancora un po' più padroni della partita e leggerla, quando accelerare e quando tenere la palla, ma questo fa parte del processo, e sono sicuro che anche a sinistra magari cominceremo a sfondare un po' di più, ma oggi le qualità di Cicerelli si sono viste in pieno. Grazie. Alessandro, l'ultima, grazie. Mister, buonasera, Alessandro Nori in Calcio del Cano. E come diceva in apertura, oggi ha schierato in campo tutti i nuovi arrivati, da Vogliacono, Aloi, Carboni e Cicerelli. Come ha visto questi nuovi acquisti, che parte Carboni sono tutti e tre giocatori esperti, e anche una menzione su Bellavigna, che è un calciatore del Nano. Lei lo sta provando spesso come terzino sinistro, può giocare anche come centrale di difesa. Ma lo vedo molto più come terzino, per qualità, per attitudine. La centrale in questo momento non riesco ad immaginarlo. Scusami, qual è la tua domanda? Sui nuovi arrivati. I nuovi arrivi sono arrivati perché li vedo bene. Li abbiamo condivisi. Giocatori di esperienza, Giacomo e Aloy sono giocatori di categoria, con una certa mentalità, lo stesso Cicerelli. Carboni ci ha giocato contro per 2 anni in primavera, un giovane di grandissime qualità anche al vizio del gol. Indubbiamente quando esci per il primo anno dalla primavera c'è bisogno di tempo, ma non per quanto riguarda la conoscenza del campionato, c'è bisogno di tempo per l'intensità mentale del campionato, velocità della giocata, il contatto fisico, deve crescere, ma oggi penso che abbia fatto vedere sprazzi le sue qualità, un giocatore molto tecnico, di grandissima personalità, la palla tra i piedi non gli brucia assolutamente, quindi ha grandi margini di miglioramento. Sono felicissimo che lo abbiamo tra noi e sono sicuro che può intraprendere un percorso importante. Grazie a tutti. Grazie a voi.